Cassetto. Ma perché? E questa è la Dea Calì. Che cos'è? Tiralo su tu. Tanto rido. Perché io lo volevo vero. Tu lo volevi vero? Io volevo portare qui un elefante vero. Sì, certo. E non ci sei riuscita. No, non ci sono riuscita, non era molto comodo. Okay. Anche perché una volta, nel 2003, ero proprio qui a casa Rai 1 con Massimo Giretti e portarono un cammello in studio. E questo cammello si emozionò. Addirittura. E quindi fu... E che successe? Fece cacca. Ah! Allora, vedi che... E quindi magari... A volte ritornano. A volte ritornano. A volte ritornano. Perché dico questo? Senti, questo me lo prendo, Questo me lo porto a casa, dico a tutti, regia, produzione, questo me lo porto a casa perché è un simbolo importante, perché Beatrice con questo ci gioca. Beatrice, poi diremo. E che cosa vuoi che ti dica? Allora, l'ha già raccontata questa cosa. Ma è bellissima. È bellissima. Oh, allora, cioè, hai fatto l'eroe di una volta veloce. E quindi ora la fai... Ho lavorato nel circo, ho lavorato in un circo, così. Non perché facessi il trapezista o chissà quale funambolo. Che facevi al circo? Al circo io andavo col motorino a Roma e ho letto 100.000 lire, perché parliamo del 98, 97, no prima, che dico, 93, 90... 95 avevi già debuttato. 93, 92, sì, infatti ho 20 anni. E lessi questo cartello, 100.000, cercasi personale... 100.000 lire al giorno, una viotta a Roma. 100.000 lire è una viotta. A Roma si dice una viotta. E io chiaramente, il motorino da solo si è fermato. Niente. Si è fermato lui, non è che io ho detto, ma forse è fermato proprio il motorino. E sono entrato, ho detto, che cosa cercate? E niente, cercavano personale. All'inizio mi presero, era un circo di quelli appunto che sono temporanei, durava 3 mesi e quindi era da ottobre, fai conto, a dicembre. Beh, soldi per Natale. 100. Erano tanti. E niente, mi misero all'inizio sugli spalti, quindi facevo accomodare le persone, facevo la maschera, no? Mettevo le persone nel loro... E poi ci fu un passaggio di grado. Ci fu un passaggio di grado perché appunto... espressi questo amore per gli animali e mi misero giù all'entrata ai lati del palco, come si chiama, insomma, dell'arena, dove dovevano entrare tutti gli animali. Entravano da lì, montavano le gabbie, ci passavano le tigri dentro, entravano i cavalli. Una volta il cavallo si è imbufalito. Sì. No, quella è stata una scena terribile, perché il cavallo si è ingrifato, non mi viene la parola. Aiutami, mi guardi. Mi si è ingrifato il cavallo. Ok, sì. E le cavalle, chiaramente, sono scappate, ma sono scappate e sono arrivate fino in mezzo alla gente. Ah no, una cosa urla. Seria? Sì, una cosa seria. Cioè. Una cosa seria, anche perché insomma il cavalluccio è bello forte, hanno una forza notevole i cavalli. Vabbè, piccola parentesi. Ma torniamo all'elefante. Allora, a un certo punto arriva l'elefantessa, che era Stellina. Stellina. Si chiamava Stellina, che aveva degli occhi bellissimi, umani, dolci, ma veramente esprimeva questa malinconia, questa tristezza negli occhi, uno sguardo assolutamente umano, umanoide. E niente, il domatore praticamente mi chiede, mi spiega che quando lui entrava io dovevo rimanere pronto ad intervenire qualora l'elefantessa si emozionasse, perché Stellina era emotiva. E questa cosa me l'ha spiegata in inglese con accento indiano. Io ti giuro, non ho capito niente, so solo che mi sono trovato così, vestito con dei pantaloni a scacchi rossi e neri, larghi così, sbirulino in confronto, era pantacollant, una giacchetta con le spalline alte, le prove anni 80, e sta cariola in mano. Stavo così. È entrata Stellina e io dico, ma che devo fare? Ma che devo fare? Provavo a ripetermi in testa, se vedi che, se in inglese sempre questo l'aveva detto,
E a un certo punto, mentre mi domandavo qual era il mio compito, vedo che Stellina apre lo blò. E perché così è. Attenzione, ride anche Criticonte. Sorride anche lui. Lui non fa una risata dall'anno 1000, il conte Marchese che abbiamo qui. Sull'oblò, quindi apre l'oblò. E tu stai con la cariola. E io lì mi si è fatto chiaro, cioè ho capito tutto. Vai con la cariola. Prendo, parto e vado con la cariola sotto a Stellina, che però si muoveva, cioè un po', capito? Non è che stava proprio ferma lì, perché nel frattempo davanti l'indianoide continuava il numero. Quindi lei faceva delle evoluzioni, muoveva sto di dietro. E io un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. No, però aspetta, fammi finire, a questo punto l'ho raccontata, fammi finire. A un certo punto richiude l'oblò. L'oblò si richiude. Quindi io... Perché poi era tutto live col pubblico, sì, aveva pagato il biglietto e vedeva l'oblò aperto. Era che veramente io, cioè, ero timido, cioè stavo lì, mi vergognavo da morire già solo per il fatto di stare lì davanti a tutta sta gente. Come eri vestito? Come ero vestito, quindi cioè... Però proprio... una piotta. Una piotta. E quindi niente, chiude lo blò e io dico, vabbè, meno male. Torno indietro, sì. Giro con la versione cariola. con la cariola. Era piena la cariola? No, perché lo blò si è richiuso quando costei nulla aveva fatto. Capito che... Quindi era andata bene. Però come mi giro, faccio un metro, due metri, sento pum, 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 pum. Ora il problema era che dopo entravano degli atleti che facevano degli esercizi a corpo libero. Quindi la mia immaginazione è andata subito a questi che... Cioè... È cominciata con una bella figura di merda. Dai, su, è un'ora che stiamo parlando di questo, di Popò, vogliamo dire la figura di Popò, quella, a posto, l'ho raccontata.